Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi faremo un bel unboxing, ma non prima della sigla. Oggi apriamo questo gioiellino, M Audio KeyStation Mini. 32 tasti, quindi due ottave, e ovviamente da quanto dicono modulabile, quindi si può scegliere l'ottava che si vuole. Adesso andiamo a scoprire che cosa c'è dentro la confezione e poi vediamo come funziona. Diamo un'occhiata a cosa nasconde questa scatolina, che si presenta abbastanza semplice con tutti i vari loghi, marchi e quant'altro. Allora, nel frattempo ho aperto il sigillo, vediamo un po'. Allora, qui danno i soliti libricini di spiegazioni, che presumo saranno molto semplici, perché alla fine è una tastiera MIDI, quindi in realtà si adatta poi ai programmi che uno usa. In questo caso io uso Logic, e poi danno una chiave di registro per installare Ableton Live 9, e che non userò ovviamente, perché ripeto, uso Logic. Allora, la confezione, un po' di cartone per proteggere la tastiera, che non fa mai male, che tra l'altro ho comprato da un famosissimo sito di e-commerce, comincia con la A, tanto per dirne una. I cavetti, che servono sempre, togliamo la scatola. Abbiamo la nostra bella tastiera lucida, che si presenta carina. C'ha dei pad per il volume, per cambiare l'ottava, e probabilmente ci sono delle altre impostazioni che adesso poi devo scoprire man mano. Dovrebbe avere un attacco, eccolo qui, un attacco USB per collegarlo al computer, e basta, perché se è autoalimentante praticamente da USB. Ok, allora l'ho collegata semplicemente via USB al Mac, e si è subito accesa, è stata subito riconosciuta dal Mac, che non ha avuto nessun tipo di problema. Aprendo uno strumento in VTS l'ha riconosciuta al primo colpo, e senza neanche dovergli dire troppe cose gli aveva già assegnato un tipo di tastiera. Io adesso l'ho cambiata con un piano, semplicemente. Allora, cos'altro dire? È molto carina esteticamente. Dalla scatola avevo paura fosse di plasticaccia quella brutta, invece è veramente fatta bene. È semplice, basica, veramente non gli si può dire niente. I tasti hanno una bella risposta. Ovvio non sono tasti pesati, e sono anche più piccoli ovviamente degli originali da pianoforte, però diciamo che per fare tappeti piuttosto che sono decisamente carini, e parrebbe funzionare bene. No, mi piace. Penso che per i 37 euro che l'ho pagata li valga veramente tutti, non mi posso proprio lamentare. Per il momento non mi sembra di trovare grossi difetti, tolto il fatto che magari è piccolina, quindi farci un brano bisogna magari farlo in più volte a seconda di quello che uno necessita, però sicuramente ha una... All'occhio prende la sua figura e non è per niente male. Sotto è anche dotata di gommini, quindi non dovrebbe non scivolare se uno la utilizza. Sembra abbastanza salda. Questo qui super giù è stato decisamente un bel acquisto, molto leggero, una volta tanto, e sembra un'ottima cosa, un ottimo acquisto. Allora, cosa dirvi? Sono contento della mia nuova KeyStation Mini 32,
Decisamente un bel acquisto, la posso consigliare abbastanza a cuor leggero a chi ama l'home studio e sicuramente la sentirete nei prossimi video che usciranno di qualche nuova cover. E detto questo, se il video ti è piaciuto lascia un like, iscriviti al canale e guarda tutti gli altri video dove utilizzo le cose di cui faccio unboxing piuttosto che. E presto sicuramente arriverà qualche altra sciccheria da provare e scoprire. E detto questo, ti ringrazio per aver guardato il video e stay metal.